Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daria. Eccoci qua, ci sono riuscita a non lasciarvi da soli per tutto agosto. Mi sono organizzata con i video e quindi non vi ho lasciati da soli. Grazie mille per tutto il supporto come sempre. Per chi non mi conoscesse invece, io sono Daria e qui trattiamo principalmente di profumi nell'ultimo periodo. E se ci tenete davvero a supportare questo canale, mi raccomando, lasciate un like, commentate qui sotto, attivate la campanella per non perdervi tutti i nuovi contenuti e soprattutto iscrivetevi. Se invece desiderate fare quattro chiacchiere con me live, ci vediamo su Instagram, io vi aspetto lì, mi trovate come Lilla Cupcake. Ovviamente, visto che mi sono organizzata per registrare più video, il look è sempre lo stesso. Se vi siete persi l'ultimo video, ve lo lascio su nelle schede informative per scoprire che rossetto e che palette ho utilizzato per gli occhi. Oggi di cosa vi voglio parlare? Ho fatto degli acquisti e ho scoperto per me due nuovi profumi che potete trovare sia su Notino che su Amazon. Sono davvero dei prodotti low cost, ma che direi che fanno veramente una bellissima scena. Partiamo subito ed entriamo nel vivo del video. Iniziamo subito. Partirei con uno veramente economico, uscita del 2021 di Jeanne Art e si chiama Tea Time à Paris Macaron Amande. Guardate la scatola, è deliziosa con tutti questi macaron. Io difficilmente conservo le scatole, ma questa merita, con questo verde menta, molto molto carino. Il prodotto si presenta così. Fate attenzione a non prenderlo dal tappo, perché purtroppo certe volte non prende bene e quindi rischiate di far cadere la boccetta. Il profumo si presenta così, questo verde pistacchio, che vi dirò, a me ricorda proprio un gelato al pistacchio o un budino, un soufflé al pistacchio. È lattonico, è vanigliato, lo troviamo intorno, insomma, ai 10 euro o giù di lì, non costa di più, ma meriterebbe molta più risonanza perché è un ottimo profumo. Credo che vada bene dall'autunno in poi, perché è veramente un gourmand bello ricco, almeno al mio naso, quindi con il grande caldo, anche se io l'ho utilizzato in questo agosto per testare, per provare la durata, però è troppo forte, quindi lo consiglierei di sera con il caldo. Con l'autunno invece è perfetto mattina, sera, insomma è un bellissimo profumo. Ottimo sillage e una buona durata, perché dura 3 ore su di me, 3-4 ore per un profumino di 10 euro va più che bene. Che cosa c'è in questo profumo? Allora, in apertura c'è mandorla, prugna secca, nel centro c'è eliotropio e fiori d'arancio, nella base latte e vaniglia. È una fragranza del gruppo aromatico floreale, ma io lo definirei proprio veramente gourmand. Ricco e dolce, lattonico e vanigliato, si sente tantissimo questa prugna secca. L'eliotropio ci dà un cuore polveroso, rotondo e dolce, e la base di latte si sente in realtà per me anche all'apertura. Sebbene ci sia mandorla, vi posso dire che questo più o meno ha una nota che è simile al Soleil di Lalique. Quindi io in realtà ci sento del pistacchio, non so se mi faccio confondere dalla mandorla e dalla boccetta verde pistacchio, ma mi ricorda davvero un gelato al pistacchio. È veramente delizioso come profumo, ricorda un pasticcino, ma è un pasticcino indefinito, quindi probabilmente col pistacchio io direi un soufflé al pistacchio, con a fianco magari una pallina di gelato al pistacchio. Questo è il sentore. Dicono sia molto simile ad Heliotrop di Reminiscence, ma io non lo posseggo, quindi non vi posso dare certezza di questo paragone. È comunque in wishlist quel profumo, quindi chissà, magari me lo regalo e poi vi farò un video a parte. Nel complesso è molto dolce, carino, delizioso, lattonico. Mi piace questa parte dolce della prugna. Sto riscoprendo tutti questi profumi con la prugna, mi piace moltissimo la mandorla. Quando c'è la mandorla io prendo sempre il profumo. Vi posso dire, non è simile perché non è uguale a quelli, ma ha uno stesso stile. Se vi piace Boom di
sempre Jeune Art, Sa Pomme d'Amour, se vi piace Angel, se vi piace il Black Opium, se vi piace quello di Acquolina, insomma il Pink Sugar credo si chiami, io non l'ho mai amato quello, devo dire la verità, però se vi piacciono questi tipi di profumi probabilmente questo vi dà delle buone vibrazioni. È carina anche da esposizione, non sembra un profumino da 10 euro ma molto di più, bellina anche la scatola. Dichiarate qui ci sono appunto mandorle, prugna, eleotropio, fiori d'arancio, latte e vaniglia, che è quello che viene riportato anche su internet, ma vi dico che io continuo a percepire questa nota di pistacchio. Se vi piace il gelato al pistacchio non fatevelo scappare. E poi che cosa ho comprato? Probabilmente ho fatto la scoperta dell'acqua calda, ho comprato un profumo arabo di Al Haramain e si chiama Rawa, penso di averlo detto bene? Rawa. Fa parte del gruppo ambrato vanigliato uscito sul mercato nel 2018. È un vanigliato floreale bianco e anche speziato caldo. Ha una boccetta davvero stupenda. Si trova a meno di 40 euro, ma lo trovate anche a 22-25. Guardate qui. La boccetta è elegantissima, bella, pesante, non si vede dalla luce, ma è un degradé e c'è un color petrolio, non so come farvelo percepire. All'interno c'è del caffè, questo veramente lo sentite anche il giorno dopo, ha una proiezione, un sillage unici. Dovete però farlo sfumare perché appena lo spruzzate non si percepisce molto. Dopo qualche secondo inizia ad evolvere questo profumo, mentre questo su di me non ha una grandissima evoluzione, cioè sento sempre pistacchio, latte e vaniglia. Su questo invece inizia veramente un bellissimo percorso olfattivo, sensoriale, che mi piace e mi stuzzica. Che cosa c'è all'interno? Mandorla e caffè in apertura, e quando inizia ad evolvere si sente proprio questa parte amara di mandorla, mentre qui è dolce e rotonda, qui invece è amara, e il caffè rende questa apertura molto profonda, molto anche secca. Poi nel cuore invece c'è gelsomino, tuberosa e iris, ed esplode una sensualità femminile che avete risentito sicuramente in un grande profumo, ma ve lo dirò dopo. E nella base c'è fava di cacao, vaniglia, fava tonka e sandalo. Allora, fava di cacao si sente, c'è questa polverosità sottile, vaniglia e fava tonka che avvolgono questo cacao e caffè come se volessero smorzare questa secchezza e freddezza del caffè e del cacao e lo rendessero un po' più caldo come profumo. E poi c'è il sandalo che veramente c'è proprio il boom finale che rende questo speziato caldo, avvolgente, seducente, un profumo veramente da gran sera, vi posso dire. A me piace moltissimo. E vi state chiedendo qual era il grande profumo che insomma paragonavi a questo, ed è il Good Girl di Carolina Herrera. Quindi ha una potenza duplice, quindi se quello è forte, questo è ancora più forte, ed è similissimo, anzi molti li scambiano, non so se sia dichiaratamente un dupe, ma è similissimo. Questa parte di caffè non lo associate a quelli di Montale o Montal, Pierre Montal, ma è un caffè molto più davvero secco, cioè non di posa di caffè, quindi umidiccia, ma del caffè quando magari la cialda o la bustina del caffè è appena macinata, quindi non ci vedo questa parte umida, ma ci sento questa parte secca. Durata estrema, è un grandissimo profumo. Se vi piace il profumo con il caffè non vi fate perdere questo. Se vi piace il Good Girl di Carolina Herrera non potete non provare lui, che tra l'altro è la sua versione più potente e anche più economica. È
un super acchiappa complimenti. Vi ripeto, lo trovate anche intorno ai 22-25 euro, controllate bene i prezzi. E la boccetta è fantastica. Come tutti i profumi arabi, hanno una scia e una persistenza che vi dura anche fino al giorno dopo. Sui vestiti davvero dovete solo lavarli per portar via questa fragranza veramente seducente, sensuale, femminile. Io questo lo vedrei bene per una donna in carriera o per un appuntamento galante. E questo è quanto, spero di avervi fatto conoscere due nuovi profumi low cost davvero degni di nota. Fatemi sapere se li avete già provati o se vi intrigano. E fatemi un favore, scrivetemi giù nei commenti qual è la vostra scoperta low cost dell'ultimo periodo che io dovrei assolutamente conoscere. Quindi così magari ci scambiamo dei consigli e mi fate sapere giù dei nuovi profumi low cost che sono veramente validi e performanti come questi due. Sono diversi, sebbene siano tutti e due dolci, sono perfetti secondo me per l'autunno e inverno. Uno un po' più delicato come personalità e uno molto più audace dall'altra parte. Fatemi sapere se siete team delicato o team audace, quindi quale vi ha colpito di più. Se volete davvero supportare questo canale, mi raccomando, lasciate un like, commentate qui sotto, attivate la campanella per non perdervi tutti i nuovi contenuti e iscrivetevi al canale, ci terrei moltissimo, è molto importante. Ci vediamo per 4 chiacchiere live su Instagram, vi aspetto, e spero di avervi tenuto compagnia e strappato un sorriso. Io vi mando un bacio e alla prossima, ciao!